Fogolare Veneto, a cura di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi. Radio Eco Vicentino. Maurizio Falloppi, Amedeo Sandri, il sottoscritto Gianni Manuel, e oggi parliamo di torta salata. Va bene, ma caro Amedeo? Insomma, maestro, fino a un certo punto, perché si può chiamare quiche. La quiche, quando mi butti il tuo francesismo così, io guarda, chapeau. Vabbè, dai, stiamo scherzando. È bello scherzare in cucina davanti al fuoco, no? In cucina bisogna essere... tranquilli e attenti. Non dico scherzare, perché dopo si sbaglia. Sì. No, anche quando. Però bisogna cucinare con il sorriso, Amedeo. Dai, diciamo la verità. Sì, bisogna essere sereni. Sereni. Bene, bene. Ecco. Anche per fare la torta salata alle verdure, sì. Perché ritorniamo a parlare di economia domestica. Quante volte ci restano degli avanzi di verdure in frigo? Sì, perché vedi, quando si parla di torte salate o di quiche, che dir si voglia, no? Di solito si parla di una verdura specifica, no? Sì. Quindi torta salata di radicchio, torta salata di coste, torta salata di spinaci e ricotta, Ma mai si parla di torta salata di verdure. Di verdure. No? Perché avanzano le foglie di insalata esterne, avanzano. Guarda, io ho fatto la pulizia a casa mia ieri, no? Sì. Avevo lì un po' di radicchio, un po' di rucola, una zucchina, mezza zucchina, una mezza carota, delle cipolle e anche del finocchio, pensa te. Sì, tutte queste cose che tu avevi in casa, basta tagliarle sottili, farle appassire con un po' di olio d'oliva e un goccino di acqua salata in padella, in padella, in modo che siano ancora croccanti ma cotte. Sì. Dopodiché incorpori a questo mix di verdure un po' di uovo, un po' di grana grattugiato e un goccino di panna liquida, e versi il tutto dentro della pasta sfoglio o della pasta filo che riveste la tortiera, no? Ecco. Sotto è un consiglio, tu metti la pasta sfoglia o la pasta filo o la pasta matta a contatto con la tortiera imburrata e infarinata. Sì. Dopodiché ci metti un po' di pane grattugiato sulla pasta prima di mettere Il composto delle verdure, perché così questo consente di fare da intercapedine fra pasta e verdure e far sì che la pasta cuocia bene. Si inforna per quanto tempo? Si inforna a 180 gradi per 35-40 minuti e fai la tua bella figura con le verdure d'avanzo in casa. Fai un figurone, se serve una piccola fonduta di formaggio o qualcosa in cima. Bene. Maurizio, cosa ci consigli? Un fresco Frascati che ho appena stappato, ci sta benissimo. Mi fai morire da ridere. Un fresco Frascati, ci metto un altro frio. È un momento meraviglioso, Maurizio, permettimelo, dai. Anche perché le buone signore non sanno che il vino viene al secondo posto fra i doni più preziosi che Dio abbia fatto all'uomo. Non voglio sapere qual è il primo. Fogolare Veneto, a cura di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi. Radio Eco Vicentino.